perché io credo che proprio da questa esperienza condivisa, una condivisione su tantissimi temi che riguardano la nostra città, noi dobbiamo partire proprio da qui come proposta politica per il futuro. Io credo, certo ci sono delle differenze di percorsi dal punto di vista filosofico, culturale, ideologico, certo, ma dobbiamo proporre, amici cari, un progetto di salvezza cittadina a questa città. Un progetto di salvezza, perché non possiamo, ripeto, accettare tutto quello che stiamo subendo come comunità, con tutti i danni che questo ci comporta. Ecco, io davvero credo che sia il momento di riflessione per i cittadini, anche perché ho la sensazione che molti cittadini non abbiano colto fino in fondo la gravità di quello che sta accadendo. E quindi il nostro dovere è cercare di predicarlo, di raccontarlo. Noi non abbiamo paura di niente, l'abbiamo dimostrato e continueremo fino in fondo, fino alla fine, con tutte le nostre forze. Però abbiamo bisogno della vostra vicinanza, perché dopo quattro anni e mezzo le energie, certo noi siamo ancora forti, ma abbiamo bisogno di sentire la vicinanza di tutti voi, perché, ripeto, dobbiamo renderci conto che siamo di fronte a un passaggio epocale. Una città toccata dalla mafia deve cambiare immediatamente pagina. Io l'ho detto in consiglio comunale più volte, occorrerebbe una rivolta della città. Io, con amici parlando in maniera così informale, ho detto che quando noi ci proporremo tutti uniti, questa è la mia auspicio, tutti uniti ad offrire alla città un progetto nuovo, dovremo mettere in atto un sistema amministrativo di vera e propria rivoluzione copernicana, una giunta di assessori a tempo pieno che tutti i giorni devono stare permanentemente in comune a dare le linee direttive ai diversi uffici, dove la prima regola sarà il rispetto sempre totale delle leggi e delle regole. Questo serve, questo noi ci proponiamo e dobbiamo pensare ad offrire alla città questa offerta grandissima, che è rivoluzionaria. Dobbiamo avere il coraggio di abbattere queste barriere ideologiche che non ci devono più essere per il bene dei cittadini. Ma io vado avanti, noi andiamo avanti tutti uniti. Io lancio un ultimo messaggio davvero. Riflettiamo tutti noi per costruire da stasera, 8 luglio 2015, un passaggio epocale della nostra città. Una squadra unita che non guarda alle provenienze politiche diverse, ma guarda a un progetto di salvezza cittadina. È ora di cambiare, diamo una svolta alla nostra città, un progetto di sviluppo che parta dalla legalità e dal rispetto dell'ambiente. Io vi ringrazio con tutto il mio cuore e grazie per la vostra vicinanza e, ecco, vi chiedo, stateci vicino. Grazie.